dalle ragazze ai ragazzi, senza distinzione, tutti uniti contro la violenza sulle donne. L'onda emotiva dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin, che purtroppo non è stata l'ultima donna uccisa in Italia, ha scosso le coscienze più di altri casi. Forse perché questo atroce femminicidio si è consumato nell'ambito di una relazione tra due giovanissimi. E allora anche il mondo dello sport aretino ha voluto dire no a questa carneficina. Queste le foto pubblicate sui profili social della polisportiva savinese, dedita alla disciplina sportiva della pallavolo e della ginnastica ritmica. Decine di ragazze e ragazzi che fanno parte delle squadre di pallavolo o della ginnastica ritmica si sono uniti nel dire un grande no. Alle atlete della ritmica è stato poi chiesto di eseguire una figura con qualcosa di rosso addosso e le ragazze hanno risposto in massa. Anche questa è una forma di sensibilizzazione, forse la più importante da coltivare per gli uomini e le donne del domani.